2018 approvate dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione sono, anche se di poco, inferiori rispetto al 2017. Questo è un dato inconfutabile perché se mettete a confronto le tariffe, la tariffa 2018 è più conveniente. Quello che è cambiato rispetto al 2017 è l'applicazione del regolamento della TARI. Quindi, mentre fino all'anno scorso c'è stata un'applicazione che si discosta da quello che è scritto nell'articolo 33 del regolamento, quest'anno, avendo dato in concessione il servizio, avendo evidenziato la società che gestisce il servizio in concessione delle discrasie tra i parametri indicati nel software con il quale vengono lavorate le finanziarie e il regolamento, ci ha sottoposto queste anomalie. Abbiamo dovuto convenire che i parametri dovevano essere modificati, sono stati modificati secondo quello che dice il regolamento, non discrezionalmente dal Comune. Abbiamo seguito quello che il Consiglio Comunale nel 2014 ha approvato come regolamento della TARI. Ecco, c'è proprio un'anomalia nel regolamento che sarà evidenziata da più parti, in pratica chi ha più case paga più volte la stessa tassa. In realtà chi ha più di una abitazione, parliamo di residenti nel comune di Isernia, pagano una tariffa corrispondente al proprio nucleo familiare, quindi denunciato all'anagrafe, con una riduzione da 15 del 30%. Questa è la differenza rispetto all'anno scorso, dove le seconde e terze case venivano pagate per un nucleo familiare di unità a prescindere dai componenti del nucleo familiare. Ma purtroppo questa cosa non è scritta da nessuna parte. Quindi quando il concessionario è andato a applicare il regolamento, ha giustamente applicato il numero delle persone pari al nucleo familiare, né più né meno. Ma non c'è la possibilità di rivedere questo regolamento, visto che c'è questa anomalia? Ecco, se in una casa non c'è nessuno, perché pagare di più? Allora, se nella casa non c'è nessuno e non può essere destinata ad abitazione, si può tranquillamente documentarlo con la cessazione delle utenze, piuttosto che con un'autodichiarazione nella quale si dice che nell'appartamento non ci sono suppellettili, quindi non può essere, non verrà sottoposta a tassazione qualora ci fossero queste dichiarazioni. Ad ogni modo, questa amministrazione non ha nessuna volontà di cessare il contribuente e da quando abbiamo scoperto questa anomalia stiamo lavorando alla modifica del regolamento che porteremo in Consiglio Comunale entro la fine di questo esercizio, perché come sapete ogni modifica regolamentare sulle imposte va in vigore dall'esercizio successivo.